Salve a tutti, gentili spettatori, ben ritrovati a questo sesto appuntamento di Polis, il primo piano sulla politica a cura di Don Chisciotte. Argomenti centrali della puntata saranno l'analisi della legge di bilancio, quantomeno della bozza approvata dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana, e poi quello che è il controllo sempre più stringente del potere, a maggior ragione adesso che il pericolo terrorismo è ritornato, un controllo che ovviamente ha come altra faccia della medaglia la censura, una censura che sta colpendo anche personaggi illustri del mainstream come Patrick Zaki e Monio Vadia. E tutto questo però dopo la nostra sigla e le notizie della settimana. Vai Giulio. Allora, come dicevo, apriamo la puntata con le notizie della settimana e partiamo dalla nuova emergenza, o per meglio dire, l'emergenza che ritorna dopo alcuni anni di letargo, e mi riferisco al terrorismo. Come sapete, dopo l'attacco di Hamas a Israele e la brutale e inumana reazione del governo di Tel Aviv, di cui abbiamo parlato pure nella nostra trasmissione di geopolitica Imperium, i leader europei hanno iniziato a mettere in guardia i cittadini del vecchio continente sulla possibilità di azioni da parte di nuclei terroristici presenti nei nostri paesi. Che siano lupi solitari, cellule islamiste o pericolosi infiltrati, così li ha definiti Giorgia Meloni, ogni scusa è buona ovviamente per fomentare la paura e il controllo. A tal proposito, già a partire dalla scorsa settimana, dopo la riunione del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduto dal ministro Piantedosi, sono state rafforzate le misure di prevenzione sul territorio e innalzati i livelli di allerta. Non dubitiamo che, dopo i tragici eventi di Bruxelles, il controllo sul territorio, il controllo ovviamente militare sul territorio e nelle nostre strade, sarà ancora più implementato. Anche grazie agli strumenti digitali messi a disposizione dalla rivoluzione tecnologica del nostro tempo, di cui avremo modo di parlare ampiamente durante la puntata. Venendo alla politica nazionale in senso stretto, invece, continuiamo a parlare della legge di bilancio, la cui bozza è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre. Una manovra da circa 24 miliardi di euro, quella messa sul piatto dall'esecutivo Meloni, che adesso dovrà passare al vaglio della discussione alle Camere per poter essere approvata. Discussione che si è già accesa fuori le aule del Parlamento, soprattutto con le parti sociali, in particolar modo con CGIL e UIL, scontente di quanto scritto nel disegno di legge. Avremo modo nel corso della puntata di commentare il contenuto della manovra e anche l'imposizione fatta da Giorgia Meloni alle altre componenti del governo di non presentare emendamenti durante il dibattito parlamentare. Opposizioni che, in attesa della discussione sulla bozza di legge di bilancio, continuano nel frattempo a puntare i piedi sul salario minimo, dopo essere riusciti a raccogliere circa 500.000 firme a sostegno della proposta che prevede un salario minimo di 9 euro all'ora. Proposta di legge, quella sul salario minimo, che ieri è stata rinviata all'esame della Commissione, una commissione istituita ovviamente appositamente, con uno scarto favorevole di appena 21 voti. Un rinvio che quindi è stato giudicato dalle opposizioni una fuga annunciata del governo, che in questo momento non vuole occuparsi del salario minimo e quindi di una delle esigenze principali degli italiani. Salario minimo che ricordiamo è nel dibattito parlamentare già da fine luglio. Tra le altre notizie della settimana ci preme inoltre riportare i dati sul pericoloso inverno demografico che sta attanagliando la nostra nazione. L'indagine Istat parla di una diminuzione dei giovani italiani nella fascia compresa tra i 18 e i 34 anni del 23,2% negli ultimi 21 anni,
a fronte di un aumento totale della popolazione del 3,3% nello stesso periodo. Ciò fa dell'Italia il paese dell'Unione Europea con la più bassa incidenza di giovani tra i 18 e i 34 anni del continente europeo. Un'Italia che ha una media inferiore di almeno 2 punti a quella che è la media europea. E sappiamo ovviamente quanti malori improvvisi stanno colpendo proprio i giovani negli ultimi anni, rendendo la situazione ancora più drammatica. Da segnalare inoltre il viaggio in Africa di questi giorni della nostra Premier, che è volata in Mozambico e successivamente in Congo, in compagnia dell'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Scopo del viaggio, ovviamente, il famoso Piano Mattei, ideato da Giorgia Meloni, nonché la collaborazione energetica che faticosamente l'Italia sta cercando di perseguire. Sicuramente a tal proposito non possiamo negare la forte attenzione che il nostro governo sta dando al continente africano, sarà importante però capirne gli sviluppi e reali benefici. Da segnalare anche quella che possiamo definire a tutti gli effetti una brutta notizia, e mi riferisco alla questione della carne prodotta in laboratorio. Se ricordate, il governo italiano aveva negli scorsi mesi presentato un disegno di legge contro la produzione e la commercializzazione in Italia della carne cosiddetta sintetica. Una misura sbandierata come una misura d'avanguardia dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Ebbene, la misura, che aveva ricevuto anche il via libera dal Senato e sarebbe stata discussa prossimamente alla Camera, è crollata ancor prima di poter vedere la luce, a causa della sua incompatibilità con le norme dell'Unione Europea. Incompatibilità palesatasi che fa sì che lo stralcio sia stato immediato del progetto di legge, senza nessuna possibilità di opposizione. Ciò nel silenzio generale dei media. Il divieto alla produzione e alla distribuzione della carne coltivata in Italia non avrebbe potuto essere istituito, visto che questi prodotti hanno ricevuto il via libera dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. E quindi questo disegno di legge sarebbe stato in contrasto con le norme comunitarie anche per quanto riguarda il tema della concorrenza. Dopo tanti proclami, non certo una bella figura quella del nostro governo. Chiudiamo infine con il tormentone d'ottobre, ovvero lo scontro tra il governo e la magistratura. Dopo i giudici di Catania, infatti, anche quelli di Potenza hanno disapplicato le nuove regole in tema di detenzione nei centri di permanenza e rimpatrio dei richiedenti asilo, mentre resta ancora un mistero chi ha girato il video dell'apostolico e come sia pervenuto nelle mani del vicepremier Salvini. Il carabiniere sospettato la settimana scorsa di essere l'autore materiale delle riprese ha infatti negato il suo coinvolgimento. Come ha sottolineato il senatore del PD Filippo Sensi, non bastano audizioni e question time per far emergere la verità. E noi di questo non ci stupiamo particolarmente. Giulio, vai con il servizio. Settimana poco effervescente per la politica italiana, con il dibattito parlamentare e mainstream quasi interamente concentrato sulla questione israelo-palestinese. Tra i pochi temi, a farla da padrone c'è sicuramente il disegno di legge di bilancio approvato in Consiglio dei Ministri lunedì 16 ottobre. Una manovra da poco meno di 24 miliardi che soddisfa Giorgia Meloni e il fidato ministro dell'Economia Giorgetti, riuscendo a mantenere almeno a parole alcune delle principali promesse di questi mesi. Nonostante il generale ottimismo, però, sarà alla prova dei fatti che si capirà quanto al centro del progetto finanziario ci siano le fasce più deboli della popolazione e quanto invece l'austerità europea, come abbiamo sottolineato nelle precedenti puntate. Amaro in bocca invece per gli altri partiti dell'esecutivo, scontenti dell'autoritaria Giorgia e del no agli emendamenti imposto per la discussione alle Camere dei prossimi giorni. Lasciando l'analisi della situazione a Gaza al nostro nuovo programma di geopolitica Imperium, rileviamo come nel dibattito italiano la censura abbia colpito anche personaggi illustri del mainstream, come Patrick Zaki e Monio Vadia. I due, colpevoli di non essersi schierati esclusivamente a favore di Israele, hanno subito il destino di tutti coloro che non si adeguano al pensiero unico, nonostante il recente passato al suo servizio. Un destino che negli ultimi anni molti dissidenti conoscono bene e hanno subito sulla propria pelle.
Al fianco della censura dilagante c'è poi un'altra ossessione dei padroni del vapore, il controllo, implementato attraverso l'uso delle tecnologie. Il sistema di sorveglianza messo in piedi ha trasformato alcune città in veri e propri panottici digitali, come testimoniano i casi più eclatanti di Venezia e Trento, che hanno fatto da apripista. Telecamere che tutto vedono e microfoni che tutto ascoltano sono la nuova normalità, giustificati come una forma di prevenzione che risucchia un po' alla volta le nostre libertà. Sveglia, popolo! La prossima prigione a cielo aperto sarà la tua casa. Allora, eccoci tornati in studio. È chiaro che l'argomento centrale di questa puntata, forse quello più importante anche per i nostri spettatori, è quello della censura e del controllo. Voglio però partire prima dall'analisi della legge di bilancio, della bozza della legge di bilancio che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 16 ottobre. E professore, parto da lei. Una legge di bilancio composta ovviamente da vari provvedimenti che riguardano vari argomenti. Abbiamo visto che il governo ci tiene a questo taglio del cuneo fiscale, poi sbandiera una serie di aiuti a favore dei redditi più bassi. Lei che analisi ha fatto di questa legge dal punto di vista economico? La legge, partire proprio dalla prima cosa che è stata detta, molti provvedimenti. Ecco, se noi guardiamo proprio l'elenco delle voci, degli interventi, c'è uno sfarinamento degli interventi. Sono quelli che un tempo si chiamavano interventi a pioggia, cioè, quindi che vanno a beneficio di specifiche categorie. L'esempio vabbè, più importante è quello dell'asilo nido gratuito per donne che hanno più di un figlio, no? Questo e poi anche in altri casi c'è questa frammentazione degli interventi. Il dato che emerge e di cui abbiamo già parlato, ma che emerge, che è stato notato sostanzialmente da tutta la stampa, da tutti i commentatori, è questo, cioè si ha un aumento delle spese e non c'è un aumento delle entrate, e quindi la copertura è per circa due terzi in deficit. Questa quindi è la struttura sostanzialmente della legge. L'idea, sì, certo, è quella di favorire i ceti medio-bassi, ripeto, con una però frammentazione di questi interventi. Non ci sono, perché probabilmente delegati tutti al PNRR, comunque non ci sono voci relative a investimenti, per esempio, e quindi senza investimenti non c'è crescita. Quindi è una legge finanziaria molto focalizzata sulla spesa, una legge finanziaria che fra l'altro è anche a breve periodo, perché i provvedimenti sul cuneo fiscale e sugli scaglioni dell'IRPEF hanno durata annuale, quindi è anche una legge finanziaria che potremmo chiamare elettorale, perché sembra guardare l'immediata scadenza delle elezioni europee. Quindi il grosso problema che rimane aperto, che non è un problema che crea, a mio parere, Giorgia Meloni, lo spiego immediatamente dopo, è quello del deficit e del debito e di come l'Italia si presenterà sui mercati internazionali per acquisire finanziamenti, perché questo è il punto. Ecco, questo è un problema che a mio parere non crea Giorgia Meloni. Giorgia Meloni lo eredita, come l'hanno ereditato tutti i suoi predecessori, è un problema che deriva dalla perdita della sovranità monetaria, per cui chiaramente nel momento in cui c'è bisogno di fondi e questi fondi non possono essere prodotti autonomamente, ma devono
essere ottenuti sui mercati o richieste all'Unione Europea, sorgono questi problemi. Quindi c'è, ecco, ci sono questi vincoli che molta stampa dice sì, in futuro si sentiranno. Certo, si sentiranno, ma a mio parere non perché li ha creati Giorgia Meloni, perché esercizio mentale. Immaginiamo invece un governo di destra, un governo di sinistra, di centrosinistra, che cosa avrebbe fatto? Avrebbe alzato le tasse. Sarebbe riuscito in questa operazione? Avrebbe ottenuto maggiori finanziamenti sul lato delle entrate? Dubito, perché appunto ne abbiamo anche qui, di questo ne abbiamo già parlato, c'è il grosso problema della grossa ipoteca dell'evasione fiscale. Quindi, come ho già detto altre volte, a mio parere il governo Meloni, Giorgia Meloni, ha fatto quello che poteva fare, quindi politica di piccolo cabotaggio. Ma mi domando, data la situazione internazionale, dati soprattutto i pressanti vincoli europei, si può fare qualcosa di diverso? La mia risposta al momento è negativa, cioè come diceva un comico, diceva Ferrini, abbiamo le mani legate, ecco, legate da vincoli europei. Se ci fossero forme di autarchia finanziaria, se ci fosse sovranità monetaria, non ci sarebbero questi problemi di indebitamento. Ecco, interessante quella frase, ha fatto quello che poteva fare, nel senso che ovviamente con i vincoli europei di cui parla il margine di manovra è ridottissimo. E esatto. Probabilmente non ha fatto quello che il suo elettorato si aspettava, nel senso che noi sappiamo Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia è stato l'unico partito all'opposizione durante il governo Draghi. La frangia degli elettori ovviamente appartiene al mondo del sovranismo, che vorrebbe invece un governo che in qualche modo cercasse una maggiore autonomia rispetto all'Unione Europea, ma è chiaro che non è una cosa così semplice e non è detto neanche che poi Giorgia Meloni lo faccia. E noi con il nostro altro programma di analisi economiche, Continuo Intorno, non stiamo un po' facendo capire ai nostri spettatori, vogliamo far capire ai nostri spettatori che comprendere l'economia e la macroeconomia è fondamentale per capire la differenza tra un paese sovrano e un paese che non lo è, e in questo caso ovviamente l'Italia non lo è, quindi i margini di manovra sono ristrettissimi. Sì, se posso, sì. Prego. Una cosa mi è venuta in mente, se non sbaglio, ma è La Stampa, ha proprio intitolato dicendo una manovra senza margini di manovra, giocando sul, da un lato, e dall'altro Giorgia Meloni sì, avrebbe potuto sforare, a parte che ha sforato perché è andato in extra deficit, avrebbe potuto sforare di più e sarebbe arrivata immediatamente una nota della Commissione Europea, sarebbero arrivati i rating negativi, il primo Fitch, tenete sempre conto che delle tre agenzie di rating quella che spara il primo colpo è Fitch, sempre, quindi bisogna tenere d'occhio quella, poi arrivano le altre due. E quindi ci sarebbe stato panico sui mercati e ribasso dei titoli con tutto quello che ne consegue, svendita di titoli eccetera. Quindi effettivamente i margini di manovra sono ristretti, ma questo non dipende dalla pusillanimità di Giorgia Meloni Giorgetti, ma da un minimo di prudenza, ecco, onestamente. Insomma, sappiamo cosa succede quando i mercati. Esatto, esattamente. Esatto, hanno distrutto la Grecia, quindi. Certo. Umberto De Nuce, un'altra cosa che ha fatto molto discutere di questa legge di bilancio è stato il rapporto tra Giorgia Meloni e gli altri membri del governo, gli altri rappresentanti dei vari partiti che compongono l'esecutivo, in quanto per la discussione in Parlamento, alle Camere, del disegno di legge, Giorgia Meloni ha imposto il blocco degli emendamenti
ovviamente per quanto riguarda la maggioranza, non può farlo certamente per quanto riguarda i partiti di opposizione. Un blocco agli emendamenti che ovviamente fa comprendere come forse non tutti quanti all'interno dell'esecutivo sono concordi con le manovre, e anche con una certa fretta da parte di Giorgia Meloni nel far approvare questa legge. Nel frattempo le opposizioni si sono scatenate su questa cosa, addirittura quindi le uscite di Lachlan che parla di un Parlamento spodestato, di alcune delle sue peculiarità, quindi una Lachlan che va a difesa degli altri partiti di governo, e quindi insomma una sorta di nemico del mio nemico anche all'interno della maggioranza di governo che va a braccetto con l'opposizione. Tu cosa ne pensi, insomma, di questi equilibri derivanti dalla legge di bilancio? Beh, innanzitutto, sì, da una parte, secondo me, rivela il concetto fragile di democrazia di questo governo, che è già emerso più volte e ne abbiamo già parlato più volte. Un governo che vorrebbe, tra l'altro, no, portare avanti un disegno di riforma istituzionale, no? Quindi di anche al fine di rafforzare la figura del primo ministro, quindi in senso presidenziale, di nuovo ne abbiamo già parlato, e qua emerge di fatto una visione dei rapporti politici che in effetti svilisce il ruolo del Parlamento e anche il ruolo comunque dei partiti, che hanno in effetti il diritto di presentare emendamenti. Questo, diciamo, questa esibizione di forza, però, come tutte le esibizioni di forza, diciamo, rivela una situazione di fragilità, perché evidentemente al governo pesa una situazione di fragilità internazionale, quindi, diciamo, occhi puntati soprattutto dai partner europei, tempi brevi e anche evidentemente incertezze all'interno del gruppo di maggioranza. Fragilità interna di cui abbiamo parlato forse fin dalla prima puntata dell'anno scorso, e che credo che sia quello che un po' spaventa la Meloni. Le opposizioni probabilmente hanno fiutato questa fragilità e stanno cercando in qualche modo di fare leva su questo. Ora, tecnicamente la Meloni non può imporre il no agli emendamenti, di fatto è una raccomandazione, quindi io sarei curioso di vedere se poi i loro colleghi di maggioranza si adegueranno a questo diktat, diciamo, a questa raccomandazione, o rivendicheranno il ruolo della politica, no? di dialogo e di la politica a tempi che non sono quelli del mercato, dei mercati. E questo a certi attori non piace, e si vorrebbe un governo sempre più con poteri più centrati per avere tempi più adeguati a quelli degli scambi, però se vogliamo rimettere al centro la politica dobbiamo mettere in conto di avere a che fare con dibattiti e con emendamenti e con compromessi. Evidentemente, comunque, sono curioso di stare a vedere se come reagirà questa raccomandazione, come reagiranno le altre forze della maggioranza. Certo, anche perché se da un lato ciò può essere visto come una forma di compattezza, dall'altro sicuramente rafforza la posizione di leadership di Giorgia Meloni e quindi Fratelli d'Italia, mentre abbassa le posizioni degli altri partiti di governo, e ciò in vista delle elezioni europee. Insomma, non è una cosa graditissima ai vari leader. Infatti, tra i principali che hanno storto il naso c'è proprio Matteo Salvini, che ciò non è un caso. E, passiamo sì. Invece... Ah, prego, prego, se vuoi dire qualcos'altro.
No, diciamo, sì, certo, anche perché comunque la riforma in sé, in effetti, come diceva anche il professore, tradisce una serie di punti che comunque i partiti della maggioranza avevano, diciamo, portato avanti nel corso del tempo. Secondo me, anche se comunque le forze di maggioranza dovessero così compattarsi dietro questa raccomandazione, la crepa ormai nel vaso. Cioè, e poi diventa questione di tempo prima che questa compattezza venga meno, perché quando l'unione è forzata una, due, tre volte, pian piano il collante si sgretola, e poi magari per una questione più piccola, un'inezia, crolla il vaso di Pandora. Lo vediamo anche nelle situazioni internazionali, in cui magari chi è abituato a fare la voce grossa, è abituato a poter tenere atteggiamenti, diciamo, di prepotenza, e poi di colpo non si capacita come mai, di colpo quella prepotenza non tiene più. E magari coloro che per lungo tempo sono stati tenuti insieme con la colla della forza e degli interessi immediati, di colpo magari si spostano su altri interessi, ecco, senza alcun riferimento alle situazioni attuali. Ecco. I BRICS Certo. sono un esempio, cioè questa corsa all'adesione verso i BRICS, secondo me, è un po' l'esempio di queste dinamiche qua. Sì, nel micro così come nel macro, insomma, assolutamente. E, dicevo, veniamo al secondo tema centrale di questa puntata che fa riferimento al clima securitario che si è instaurato ormai da anni, a maggior ragione con questo governo nella nostra nazione, clima securitario che ha come corollari da un lato la censura e dall'altra parte il controllo. E prima di dare la parola al professor Luca Lanzalaco, direi andiamo con il primo contenuto di puntata, Giulio. È un fatto, mi pare. Mi pare che sia un fatto anche che quando andavano in piazza i famosi Novax, abbiamo mandato la polizia a caricare, abbiamo mandato gli idranti, quindi non c'era molta gente che si battesse per il loro diritto di parlare. Io penso che sia che una democrazia si distingua proprio perché permette alle persone di dire quello che pensano. Che Monio Vadia venga cacciato da un teatro, si chieda la sua testa dalla direzione di un teatro perché esprime una posizione critica su un governo, mi sembra una schifezza. Che Zaki, di cui non condivido niente, Certo. non un'unghia, ti tolgano la presentazione del libro, mi sembra una cosa indegna. Che si vietino le manifestazioni, sì, lo fa Bravo la Francia Francesco. per ragioni di sicurezza, ma sappiamo come venga poi gestita la sicurezza lì, con le targhettine, le letterine, insomma, c'è molto da dire sul controllo sociale. Io credo che noi dovremmo anche un po' uscire però da questa situazione di tifo, no? In cui dalla ucrainizzazione di questo conflitto in cui ci siamo buttati proprio a pesce, come sempre. Quello che abbiamo sentito, a parte la Sì. cosa abbastanza grottesca di Blinken che parla di diritti umani e della forza delle democrazie. Sì, gli americani parlano di diritti umani, della forza delle democrazie. Vadatelo a chiedere agli iracheni cosa pensano delle democrazie che non uccidono i civili. Ma il punto però è esattamente questo, no? Cioè, quello che dice, se per quanto sia ipocrita, è vero. Cioè, una democrazia deve affrontare questi conflitti con una responsabilità diversa. Ad esempio, non vietando le manifestazioni, ad Eh beh, esempio, questo. facendosi carico anche di non ammazzare i civili. E se si entra nella striscia di Gaza in forze, casa per casa, o se si continua a bombardare, è inevitabile che si uccidano i civili. Purtroppo muoiono i civili perché Hamas li utilizza come scudi umani, non da oggi. Marco Travaglio, questa strage, questo massacro di stasera, come impatterà sull'opinione pubblica italiana e sul dibattito italiano? Ma credo che peggiorarlo sia difficile, perché peggio di così non
resta che scavare, perché il fondo l'abbiamo già toccato ampiamente. È un fenomeno tutto italiano che si ripete paro paro, lo stesso fanatismo sulla guerra in Ucraina. Chiunque spiegasse che non era cominciata nel 22, ma che c'erano stati 8 anni di guerra civile, era un putiniano. Adesso c'è una caccia spasmodica a trovare qualche fan o qualche quinta colonna di Hamas in Italia. Ecco, professore, come abbiamo visto, due personaggi che sicuramente non vanno molto d'accordo, cioè Borgonovo e Travaglio, concordano sul fatto che, così come è avvenuto per il conflitto in Ucraina, ma ancor prima, così come è avvenuto durante il periodo del Covid, si tende nel dibattito italiano a proporre due schieramenti in contrapposizione piuttosto che un'analisi critica. E chi invece, e poi chi non si schiera dalla parte corretta, cioè la parte del mainstream, secondo loro, ovviamente viene censurato, con una censura che ha colpito anche personaggi, insomma, illustri del dibattito televisivo italiano, del mainstream, quello che noi definiamo il mainstream, che sono Patrick Zaki e Monio Vadia. Quali sono le sue riflessioni? Ma la riflessione che faccio è che sì, c'è questa affermazione del pensiero duale, come lo chiama Orsini, Alessandro Orsini, pensiero duale, e fra l'altro notate una trappola nella quale lui stesso è caduto, perché quando pose il problema, l'alternativa, e i bambini in una dittatura sono più felici che sotto le bombe, non so se ve lo ricordate questo, e stava adottando esattamente il pensiero duale di cui è maestro insuperabile e sicuramente Mario Draghi, quando pose il problema a tutti noi, preferite la guerra o l'aria condizionata, toccando vertici che neanche Hegel aveva mai lontanamente sfiorato. Ecco, il pensiero duale è un pensiero che radicalizza, che pone delle scelte fittiziamente tragiche, per usare il termine del grande giurista calabrese, appunto lui ha scritto questo libro che ha fatto scuola, scelte tragiche, ma queste sono scelte fittiziamente tragiche. E quindi il pensiero duale è estremamente pericoloso, soprattutto perché vorrei far notare questo, che progressivamente c'è uno scollamento fra la situazione oggettiva e il modo in cui viene tematizzata. Mi spiego. Durante la pandemia ci fu sicuramente l'affermazione del pensiero duale, ci furono epurazioni, ma lì anche la situazione aveva una struttura sostanzialmente duale, perché alla fine o ti vaccinavi o non ti vaccinavi, non c'era una via di mezzo, si poteva ragionare, si poteva discutere, si poteva guardare le statistiche, si poteva coltivare il dubbio o la certezza, ma alla fin fine o ti vaccini o non ti vaccini. Progressivamente la situazione è diventata sempre meno duale, perché già per esempio con la situazione ucraina i repertori d'azione erano più ampi, cioè c'erano più scelte, non era una scelta secca, no? Cioè chiaro, alla fin fine dice ma inviarmi o non le vi, certo, però c'era anche la trattativa, c'era anche far pressioni presso le organizzazioni internazionali, quindi la situazione era meno duale, ma la tematizzazione e la drammatizzazione nel discorso pubblico invece ha mantenuto questo carattere duale. E oggi con la situazione israeliana siamo al completo scollamento, per cui c'è sicuramente una radicalizzazione, una dualizzazione del pensiero, per cui del discorso pubblico, per cui se non affermi una determinata cosa, sicuramente sei un antisemita, sei un sostanzialmente un nazista, ma la situazione oggettivamente non è assolutamente strutturata in modo
duale. Quindi questo, il pensiero duale ha assunto una sorta di autonomia, è diventato una sorta di meme, è diventato una consuetudine nell'affrontare i problemi, e nulla di male se non fosse che questa consuetudine ci impedisce di ragionare, ci impedisce financo di conoscere le cose, perché a me piacerebbe, piace sentire varie opinioni, se me ne, fra l'altro cosa succede? Che se tu mi vieti di sentirne una, io, ma come me penso molti altri, beh, inizi a provare simpatia per quell'opinione, perché dici, ma come mai me la tieni nascosta? Forse perché quell'opinione, no, il pensiero dissidente, è forse ha in sé degli elementi di verità. Quindi questo del pensiero duale è una trappola da cui bisogna stare molto lontani, molto attenti, perché ripeto, lo stesso Orsini c'è cascato. E io vorrei, ecco, concludo con questo, dire con un minimo, diciamo, anche d'orgoglio, che mi sembra che noi da un anno, ormai cos'è, quasi un anno e mezzo, noi di Polis nel pensiero duale non ci siamo mai caduti, non ci siamo mai cascati, abbiamo sempre cercato di farci venire dubbi e di ragionare sulle cose piuttosto che di sciorinare certezze. Giustissimo, giustissimo. Anzi, questo è proprio il nostro obiettivo, cioè quello di implementare la consapevolezza e il pensiero critico tra la popolazione, perché spesso in questo pensiero duale ci cade anche il mondo del dissenso, diciamo, come ci, esatto, vogliamo definire noi. Ed è un errore appunto da non fare, perché è proprio questo il gioco che vuole fare il potere, quello di svilire il pensiero umano, la capacità di ragionamento, e portarla verso una tifoseria fine a se stessa. E, tra l'altro, lei diceva che il potere spesso cerca di evitare di farci ascoltare l'opinione poco a lui gradita, ma io le dirò di più, perché con le nuove forme di controllo che nelle varie città si stanno implementando, il potere sta anche cercando di comprendere cosa le persone pensano, quali sono le opinioni, in maniera oramai palese. E lo vediamo insieme nel secondo servizio di puntata. Prego, Giulio. A cosa serve? Controllare la popolazione. E oltre le telecamere poste in alto, qui beccati ci sono addirittura i microfoni. Siamo nel cuore di Trento, perché questa città è diventata una sorta di laboratorio a cielo aperto per un esperimento di sicurezza nazionale. Quando arrivo a Trento, l'occhio del Grande Fratello guarda e ascolta 24 ore su 24. Oltre 600 telecamere piazzate dappertutto. L'intelligenza artificiale scrivono al servizio della sicurezza urbana e le chiamano Smart City. È qui che la Fondazione Kessler con il Comune sono partner di ben 3 progetti internazionali finanziati dall'Unione Europea per quasi 10 milioni di euro. Siamo stati dati in pasto come cittadini a delle multinazionali, o come nel progetto Protector, che ha 8 partner, di cui 5 sono polizie nazionali di stati stranieri. Progetto Marvel, attraverso un sistema di videosorveglianza e microfoni, Protector, e infine progetto Pre-Crisis, per simulare attacchi terroristici o atti violenti. Questa che vedete è la torre civica del Duomo. Fate attenzione, perché tutto intorno alla torre ci sono telecamere. Qui si sta sostanzialmente schedando la popolazione con scopi che, come è avvenuto per la pandemia, oggi sono di sicurezza, poi a Trento di attentati terroristici non ce ne sono mai stati, e oggi lo vogliono fare, credo, per programmare la società del futuro. E adesso vi faccio vedere dove sono i microfoni. Microfono. A cosa serve il microfono? Sì, per ascoltare, però non è giusto.
microfono, 50 metri, e ecco un altro microfono. Microfono, area video sorvegliata anche con la registrazione audio. Microfono, ecco un altro microfono, ecco l'altro microfono. E qui insieme al microfono spuntano anche le due telecamere. Di cosa avete timore? Secondo noi è un sistema di controllo altamente repressivo. Abbiamo il timore che quando se ne comprenderà l'urgenza di tutto questo sarà anche tardi. È arrivato il momento di andare a chiedere spiegazioni al sindaco. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Questa città è stata un po' trasformata in un grande esperimento di controllo sociale. No. E la sicurezza delle persone è importante, un valore. Ma questa non è sicurezza, questo è un ipercontrollo. Allora, no. Marvel, Trento, no. Città pilota, telecamere di sorveglianza e microfoni in Piazza Dante, Parcheggio Zuffo, Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Duomo e Piazza Fiera. Poi... E mentre elenco telecamere e microfoni, lui se la ride. La piattaforma Protector prevede l'analisi dei dati raccolti dalle videocamere di videosorveglianza e l'analisi dei social. Come lo chiama lei se non un controllo sociale? Come fa lei a essersi prestato però a questo progetto? Ma perché lei pensa di sapere tutto? Ma no, lei perché però non mi risponde? Non le è venuto un dubbio che questo ipercontrollo potrebbe rivolgersi contro i cittadini? Ma non è ipercontrollo, è una sperimentazione per avere una città, sì, tendenzialmente più sicura. Quindi lei dorme sonni tranquilli. Quello che noi facciamo a Trento è proviamo a dormire e poi ci mettiamo a lavorare il giorno dopo. Grazie. Sì, va bene. Comunque lei è diventato Salve. Il progetto pilota di una grande sperimentazione di controllo sociale. Il sindaco se ne va. Mi sposto a Venezia, dove attiva già la Smart Control Room, una sorta di plancia di comando dove con l'intelligenza artificiale si incrociano i dati di oltre 700 telecamere e persino con le SIM dei telefonini. E adesso vi faccio vedere dove sono posizionate le telecamere a infrarossi. Acquisiscono le informazioni sulla posizione delle SIM, delle persone attraverso... Quindi delle SIM dei telefonini. Esatto. Quindi sanno la tua posizione sempre. Stiamo per entrare nella Smart Control Room di Venezia. È una sala dove monitoriamo la qualità dei servizi, l'afflusso delle persone. Voi vi agganciate alle cellule telefoniche? Ovviamente nel massimo rispetto della privacy. Adesso entriamo in centrale operativa di sicurezza. Sono la presenza di tutte le telecamere sul territorio? Sì, esatto. Stiamo cercando di implementarle anche. Cioè di metterne di più? Di metterne di più. Perché? Perché sono un deterrente molto forte. C'è un ipercontrollo su altri dati, cioè voi incrociate i signora, dati. Sono due cose SIM. Diverse. Io le ho detto, sì. No, lei sta mettendo insieme cioè, la cacca con la cioccolata, cioè capito? No, beh, insomma allora, è stato un po' pesante. Sta, no, come, le sta mettendo insieme. Ma scusi, ma se lei è così tranquillo, perché si altera? Si sta alterando. No, io non sono affatto alterato. È che lei può fare io inquisitorio. Devo fare... Ma non inquisitorio, certo. È il mio lavoro. Lei fa il suo, io faccio il mio. Mi preoccupo se il mio dato viene utilizzato per altro. Eccoci ritornati, il video un po' lungo ma che meritava la visione per chi ancora non l'aveva visto. E Umberto Del Noce, telecamere che tutto vedono e microfoni che tutto ascoltano. Quali sono le tue valutazioni sia da giurista che ovviamente da persona che come tutti gli altri non vorrebbe questo ipercontrollo? Ma più che altro... Io la metterei su un piano leggermente diverso, nel senso, secondo me il fenomeno ha due direttrici. Da una parte è un paradosso che si autoavvera, nel senso che queste telecamere, che sono tutte sempre ben visibili, ovviamente servono anche a dare la percezione del pericolo, in realtà. Cioè, da una parte ti dicono... Queste telecamere sono per la tua sicurezza e in questo modo ti fanno sorgere il pensiero che la tua sicurezza sia in qualche modo minacciata. Quindi
questi strumenti di controllo così evidenti servono a generare un senso di sicurezza che fa sì che alimenti poi la domanda di controllo, no? Quindi è una sorta di cane che si morde la coda. Però secondo me il fenomeno va un po' più in là in realtà, perché il fine in sé non è esattamente il controllo, perché quello in realtà tecnicamente c'è anche già. Il punto è diverso, e se vediamo per esempio la descrizione dei progetti Marvel, Protector o Pre-Crisis, no, quelli menzionati per esempio nel servizio, in realtà anche se ovviamente poi le descrizioni sono molto sommarie, però quello che c'è scritto fondamentalmente è che tutti questi programmi prendono dati da una fonte da fonti eterogenee, per cui hanno anche accesso ai social network, ai siti internet, ma che sono tutti fondati su algoritmi di intelligenza artificiale, ed è anche specificato che raccoglieranno dati per allenare gli algoritmi di machine learning dell'intelligenza artificiale, al fine anche di elaborare e simulare eventi, per esempio, che minano la sicurezza anche prima che avvengono. Quindi, diciamo, tradotto in termini più intellegibili, di fatto quello che queste telecamere servono in realtà non è tanto il controllo, in realtà servono a raccogliere dati perché l'intelligenza artificiale sviluppata da piattaforme private sviluppi modelli predittivi di comportamento. Quindi in realtà quello che stanno facendo è allenare l'intelligenza artificiale a riconoscere pattern sociali di comportamento integrando dati di social network, dell'utilizzo di internet, dei siti, del posizionamento e degli spostamenti degli utenti, in modo tale da prevedere certo tipo di comportamenti, il che alla fine è tutto finalizzato anche alla manipolazione dei comportamenti, attraverso anche la manipolazione del pensiero. Di fatto, in realtà, sembra fantascientifico, ma in realtà è già alla portata della tecnologia odierna. Quindi fondamentalmente il progetto è molto più invasivo, perché non è semplicemente come viene, no, a volte così propagandato il fatto di controllare una piazza, ma è molto più profondo. E a me fa sorgere, no, una frase che avevo letto di Pasolini, che mi ha sempre comunque colpito, che diceva fondamentalmente che il capitalismo è peggio del fascismo, perché mentre il fascismo si limitava a controllare i corpi e alla sera i dissidenti nelle loro case, comunque in famiglia, erano liberi di criticare il duce e il regime, il capitalismo in realtà fa molto di più, perché penetra nel salotto di casa tua e attraverso il sistema dei consumi e diciamo anche ai media, penetra, no, nell'anima dei cittadini diventati consumatori, facendoli così adeguare ai propri modelli in maniera critica. E allora questo meccanismo si situa su un piano inclinato che diciamo tende all'assolutizzazione di questo, cioè al sogno di un sistema di avere davanti a sé una popolazione totalmente priva di pensiero dissidente. E comunque, per quanto così bistrattato, per quanto diciamo violentato dalle narrative mainstream più feroci, questi anni hanno dimostrato che, se ben minoritario, una certa dissidenza esiste ancora. E quindi questo sistema di controllo si situa, secondo me, in questo senso, cioè viene sbandierato con la scusa della sicurezza, che adesso ovviamente, visto gli eventi internazionali, sarà diciamo un tema caldo e utilizzato ampiamente per aumentare forme di controllo, ma che in realtà sono molto più penetranti e hanno in realtà obiettivi molto più vasti di studio statistico di pattern sociali, di comportamenti sociali, per arrivare a un più ampio grado di trasparenza dei fenomeni sociali possibili.
Diciamo, è difficile dare seguito a queste tue parole perché, insomma, la riflessione sarebbe dopo e anche molto, molto profonda, dopo quello che hai detto, che giustamente condivido. Il problema, diciamo, oggi è il controllo, ma domani sarà la capacità di queste nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, dell'immagazzinamento di dati, chissà fin dove potrà portare, appunto, poi i nostri padroni. E era sicuramente un tema che dovevamo affrontare, a maggior ragione, avendo noi tra le direttrici di analisi del governo Meloni, quello del clima di sicurezza, quel clima di controllo che, insomma, si è implementato. E sicuramente, non faremo altro che portare all'attenzione del nostro pubblico proprio questo tema, anche perché, come giustamente diceva poi prima il professor Lanzalaco, il nostro scopo è anche quello di implementare invece un pensiero critico e salvarlo da questa tecnologia dilagante. Signori, è stato un piacere avervi con me anche quest'oggi. È stata una puntata veramente molto, molto interessante. E vi saluto e vi ringrazio. Grazie a voi, buona serata, a Buonasera a presto. tutti. Grazie ovviamente anche a tutti i nostri spettatori. Ci vediamo alla prossima puntata.